Un concerto interamente dedicato a Mozart, voluto dal Rotary Club Treviso, organizzatore di numerosi eventi culturali. In una gremita chiesa di San Nicolò, interpreti eccezionali. Andrea Marcon, celebre artista trevigiano, insieme al quartetto Venetos Ensemble. Sono artisti di fama internazionale che hanno deciso di devolvere il loro cachet a questa iniziativa benefica. Il ricavato è devoluto all'Advar da 35 anni a fianco delle persone sulla soglia della vita. In un periodo particolarmente delicato, complesso, e quindi hanno bisogno di continuità, di qualità e di tutelare la dignità della vita. Ringrazio tantissimo per questa iniziativa tutta Rotary Club. Andrea Marcone, eccellenza musicale di livello internazionale, ha donato alla sua città natale un concerto straordinario. L'idea era quella di dedicare l'intero programma alla figura del genio di Salisburgo, anche perché l'organo Callido è della stessa epoca, è del 1770 circa. Abbiamo un intermezzo per solo organo di Nicolò Moretti, quasi coetaneo di Mozart, un grande organista tra 700 e 800 Treviso. Ciò vuol dire come anche Treviso guardasse alla musica d'Oltralpe, ad Haydn, alla produzione austro-tedesca. Noi operiamo anche per la tutela del patrimonio storico-artistico, un altro service del club, e è un restauro di un dipinto della Madonna del Parto. Il Rotary di Treviso è storicamente il Rotary più antico della nostra città ed è impegnato in prima fila anche nella salvaguardia della memoria della città. Abbiamo appunto presentato un progetto diagnostico molto ampio che ha visto anche l'indagine dei vari impasti, dei restauri precedenti e le materie esecutive, insomma, dell'opera stessa. Ringraziamo il Rotary per questo recupero straordinario di una nuova pagina della storia dell'arte trevigiana, la Madonna del Parto trecentesca.